Ciao a tutti, sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Allora, prima di portarvi alla mia prossima video ricetta, voglio tener presente una cosa. Ci sono tantissime persone che pensano che l'alimentazione chetogenica sia fatta da un regime estremamente iperproteico e per cui a lungo andare possa far male a fegato e reni. Non è così. La chetogenica, proprio nella fattispecie di questo regime alimentare, è fatta da un regime normoproteico. Ovviamente i carboidrati, come già ho accennato in precedenza, vengono ridotti al 5% e quindi se le proteine girano intorno ai 50-60, poi dipende dal peso forma e dall'attività che si svolge durante l'arco della giornata, i grassi ovviamente vanno ad aggirarsi intorno al 70-75% giù di lì. Quindi tenete presente questo. Insomma, a lungo andare può far male per altre ragioni, perché c'è una deficienza di sali minerali, magnesio, potassio, che vanno assolutamente reintegrati durante l'alimentazione chetogenica. Ma per quanto riguarda le proteine, se il calcolo è fatto bene e secondo le proprie esigenze fisiche, non si incorre in nessun tipo di problematica, almeno per quanto riguarda fegato e reni. Allora, andiamo avanti. Qual è la ricetta di oggi? Una ricetta semplice, gustosa, sfiziosa: flan di porri e cheddar. Ho già proposto questa ricetta nel mio gruppo Dritti al Peso Forma, ovviamente con delle piccole varianti ogni volta, perché io sono una fantasiosa, mi piace apportare sempre qualche piccola modifica a seconda del mio gusto, della mia percezione quotidiana e dei miei sfizi, perché sono una goduriosa e amo mangiare bene e con gusto. L'unica cosa su cui voglio mettere l'accento è che questo tipo di ricettine, che non fanno assolutamente male, sono sfiziose anche per i bambini, quindi quando li portiamo alla nostra tavola pensiamo anche di far del bene ai nostri bambini. Non stiamo mettendo un prodotto particolare che dici no, la chetogenica al mio bambino, no, no, noi stiamo facendo semplicemente una frittatina, che poi lo vogliamo chiamare flan perché ha una forma particolare, perché l'uovo viene trattato in un altro modo, lo vogliamo chiamare muffin, insomma. Sono sicura che i nostri bimbi gradiranno, anche perché i porri sono dolci, non hanno il sapore della cipolla, quello un po' acidulo che dà fastidio. Bene, allora vi rimando subito alla mia ricetta, non vi trattengo oltre e mi raccomando, un like se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina, iscrivetevi al mio canale, commentate e condividete se necessario. Intanto vi saluto con un baciotto saccaroso, ciao! Allora, la ricetta di oggi è semplice, gustosa, ma diciamo che noi non prepariamo tutti i giorni una ricetta così, ma vi garantisco il sapore. Allora, cominciamo proprio dai porri. Ne ho preso uno bello grande, eliminiamo anche questa parte che è un po' più verde, tranquillamente la eliminiamo. Abbiamo già tolto la parte esterna, che è quella un po' fibrosa, quindi un po' fastidiosa al gusto, e togliamo la coda. Facciamo così, la pesiamo un attimo e vediamo quant'è, per poterla mettere nei macronutrienti, 75 grammi, perfetto. Allora facciamo così, rondelline o pezzettini? Facciamo rondelline. Ok, allora rondelline tutto quanto, tanto è gustosissimo in bocca e non ci darà assolutamente fastidio, perché il porro, a differenza della cipolla che è molto acidula, dà fastidio agli occhi, al naso, eccetera, è molto più dolce, ma molto più dolce, ma altrettanto gustoso, forse anche un po' di più, può essere tollerato tranquillamente. Quindi in una pietanza non dà le stesse sensazioni di una cipolla. La cipolla alcune persone non la tollerano, il porro invece è tollerabilissimo. Allora facciamo così, come al solito prendiamo e utilizziamo la nostra bella padellina, questa antiaderente che ci garantisce sempre una buona cottura. La utilizzo per tutto praticamente, sono
sono colma di padelle, pentole, pentole buone, pentole alte, pentole basse, ma utilizzo sempre quelle che mi danno un miglior risultato. Ah, una cosa importantissima, adesso che facciamo saltare leggermente questo porro, dobbiamo comunque utilizzare il burro. Il burro, diciamolo, è fatto in casa. Questo l'ho fatto io con la panna. A me ne occorrono circa 40 grammi, 20, un altro cucchiaio. Così lo sciogliamo direttamente in padella e utilizziamo il tutto poi dopo. Perfetto, 38 grammi che sarà mai, giusto 40. Ecco qua, allora, perfetto. Attiviamo il fuoco, prendo uno scottex per pulirmi le mani dal burro, perché come in tutte le casalinghe utilizziamo le manine. Metto via questo mio burro, assolutamente va conservato in frigo. Quindi accendiamo il fuoco medio, così non bruciamo niente. Ecco qua. Io in cucina sono fornita di 1000 ventilatori, quindi tranquillamente lo spengo, altrimenti il fuoco non sarà mai abbastanza efficiente. Intanto che facciamo saltare e rosolare leggermente queste rondelline di porro, io faccio altro, mi preparo il cheddar. Mi preparo il cheddar che ho già pesato, sono 100 grammi. Ecco qua. Questa ricettina è un po' particolare. È vero che noi di solito per fare presto in cucina siamo molto più affini a preparare una semplicissima frittata, ma quando poi il sapore è garantito, e specialmente se ci sono bambini in casa, si divertono a mangiare qualcosa di diverso, che anche all'occhio e all'apparenza ha una forma diversa, allora sì che ci viene voglia. È un incentivo per i nostri bambini, ma anche per noi. E poi possiamo accompagnare tranquillamente, se ci va, con un'insalatina fresca. Ovviamente ognuno a secondo dei propri gusti abbina quello che vuole, però poi vi farò vedere il risultato, quanto sarà notevole. Ecco qua, io il burro lo faccio di solito con la panna, solo che stamattina volevo preparare una colazione e ho notato che avevo 4 brick, perché poi io mi fornisco anche di yogurt greco per la colazione, avevo letteralmente 4 brick che andavano consumati e non ho consumato in tempo ed erano scaduti. Allora tranquillamente mi sono preoccupata di non buttare, perché ovviamente è peccato buttare via qualcosa che può essere naturalmente riciclato. Io ho preparato del burro che, come vedete, io conservo tranquillamente, custodisco nel mio contenitore e mi dura tutto il tempo di cui ho bisogno, perché comunque io ne utilizzo tanto di burro, non è che mi va male e poi lo devo buttare, no, è ottimo. Ecco qua, madonna che profumino, ma voi non immaginate, perché io già immagino che tantissime persone non utilizzano volentieri tutti i giorni il porro, o almeno non lo mettono nelle frittatine. Figuriamoci un po' nei flan, nei muffin o qualcosa tipo biscotti salati, insomma. Questi devono soltanto appassire, non devono diventare marroncini. Devono appassire e mi basta per poter ottenere il risultato sperato. Ecco qua. Ma un altro minuto e lo mettiamo via a raffreddare. Intanto che i nostri porri raffreddano, ecco qui, io mi occupo delle uova. Allora, mi occorre un po' di sale, sono 4 uova,
pizzico di sale, indovinate, un po' di peperoncino, un po', Cinzia, non esagerare, ho detto un po', Cinzia, e vabbè, se proprio insisti, fuori uno. Poi mettiamo un po' di aglio, che tra porri e uova è perfetto, anche abbinato con il cheddar, però qui veramente non esageriamo. Poi il prezzemolo d'obbligo, quindi ecco qui, anche questo essiccato, sempre soltanto per praticità, non perché abbia una funzionalità diversa, assolutamente solo per praticità. Poi ho messo un po' di aceto di mele, 2 cucchiai, non amo utilizzare il lievito, ecco qui, ad immersione, vediamo. Vediamo un po', così, un attimo che sto litigando con il filo, ovviamente, perfetto, buttiamolo via, ecco. Cosa aggiungiamo adesso? Ovviamente il cheddar, perfetto. Questo dopo, quando andrà tutto quanto in forno, si scioglierà, quindi creerà anche una compattezza totalmente diversa all'impasto. Ho fatto in modo che il burro sciolto si intiepidisse, altrimenti l'uovo sarebbe cotto prima, troppo tempo prima, invece deve mantenere, al massimo si può pastorizzare con questo tepore, ma proprio cuocere no, non è il momento. E poi cosa mettiamo? Però adesso voglio un'altra cosa. Ecco qua. Cosa mettiamo? Perfetto. La solita pasticciola. La farina di cocco. Quella non rapè, quella proprio farinata, proprio sottile. Abbastanza semplice la ricetta? Ottimo, perfetto, ho assaggiato, non so se si è capito, ma ho assaggiato. Dici come hai fatto? Mi è andato addosso. Io lo dico a tutti che sono una pasticciona. Fantastico, a crudo, immaginiamo a cotto. Meno male che le uova sono sempre fresche. Con questo caldo ci si può aspettare qualsiasi cosa. Fantastico, fantastico, fantastico. Adesso vi faccio vedere cosa faccio con questo impasto delizioso. Allora, prendo, che non ho preso, non utilizzerò il solito contenitore, perché altrimenti sarebbe la solita forma che annoia. Invece io voglio qualcosa di speciale. Cucinerò al microonde o al forno? Sono indecisa. La doratura del forno è tutta un'altra cosa, sinceramente, è meravigliosa. Penso che lo farò al forno. Allora, sono 2, 4, 6, 8 e 10. Ricordatevi che va porzionato per poter calcolare i macro, ricordatevelo sempre. Allora, prendiamo il cucchiaino largo. Cucchiaino largo. Eccolo qua. E facciamo così, un cucchiaino abbondante, 2 cucchiaini abbondanti, questo a metà va benissimo perché poi crescono, ovviamente c'è l'uovo quindi crescono, ecco qua, 1 e 2, dopo facciamo il calcolo dei macronutrienti insieme, ve l'ho posto all'interno del video, 1
2. Dici Cinzia, ma stai andando a occhio per il peso? No, sono abbastanza fissata e precisa che metterò tutto sulla bilancia, ma soltanto dopo. Adesso è vero che è aleatorio, però diciamo che già così è abbastanza preciso. Poi dopo ovviamente metto e tolgo laddove è necessario e preparo porzioni precise in modo che so esattamente quanti macronutrienti sto consumando per la mia cena. Ecco qua. Io vi ricordo che sono ancora in discesa, avevo 50 kg da perdere inizialmente e il mio percorso è stato lungo perché ho qualche problemino con gli ormoni che mi impediscono di correre a 180 all'ora, ma non fa niente, non abbiamo fretta, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Diciamo che adesso dovrei dimagrirne soltanto altri 20-22, insomma sono arrivata a meno 24-25, non ho ben presente, non ho fatto il calcolo, però sì, ho fatto un bel percorso. E se non mi avesse fermato questo problema con gli ormoni sarei già arrivata alla mia meta, non importa. Ecco qua, intanto io preparo delle ricette deliziose. Allora, prendo la bilancia. Ovviamente io ho due bilance, questa è quella di cui mi fido tanto di più. Allora, 50 grammi, 55, 50 grammi, 50 grammi. Ve l'avevo detto che era un po' tutto quanto così. Ormai ho la misura nelle mani, sono diventata magica. 48, 50, 49, 52, 53, vediamo, 49, 50, 55, 47. Perché lo faccio davanti a voi? Ecco, in altri tempi l'avrei fatto con una registrazione a parte, invece no, io voglio proprio rendervi partecipi perché molte persone, come fai, madonna, ma non ti scocci, ma quanto tempo impieghi? Ecco qua, questo è tutto il tempo che io impiego. 53, in effetti proprio niente. Quanto tempo ho impiegato a fare questo? Sì, è vero che faccio degli stacchi, ma vi posso assicurare che gli stacchi sono brevissimi. Ho impiegato 2 minuti per cuocere i porri, 3 minuti per impastare. Non è che io abbia impiegato chissà quanto tempo. Allora, 34, voglio capire un attimo una cosa. E infatti, 45, 47, va bene, ok, allora facciamo che due hanno un peso diverso, ma si tratta di 2 grammi, non si tratta proprio di niente, quindi facciamo così. 46, 51 e questo è la metà, quindi quanti me ne sono venuti fuori per il calcolo dei macro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mezzo, quindi tranquillamente io quando andrò a fare la ricetta sulla mia app calcolerò per 9 muffin e mezzo, va bene? Ok, allora io vado a metterli in forno, quindi non vi trattengo, già siamo a 15 minuti, a dopo. Eccoli i miei flan di porri, sono fantastici. Ho fatto la prova dello stecchino, perfetti, asciutti. Ho impiegato 50 minuti perché ovviamente il fornetto è più piccolo, quindi rende meno. Immagino che nel forno grande avrei impiegato meno tempo. Insomma, è con questi che vi voglio salutare, ma voglio farvi vedere anche come sono fuori dalle loro formine che ho acquistato al Lidl, perché sono in silicone, non si attacca niente in queste formine, sono fantastiche. Ora ve le faccio vedere, solo un secondo. Eccoli, allora così, vedete? Allora, sono belli così e sono belli così, tanto la cottura è perfetta, sono asciutti, non sono bagnati all'interno, sono morbidi, morbidissimi,
guarda come scottano. E questa è un'ottima cena. Dopo vi posto anche i macronutrienti, comunque sono bassissimi i macronutrienti, quindi è con questa meravigliosa ricetta che io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto la videoricetta fino alla fine, e di attivare la campanellina, di iscrivervi al mio canale. Ho notato che spesso vengono visualizzati ma vi dimenticate di mettere persino il like, quindi io vi incentivo, se volete continuare a vedere ricette meravigliose, semplici e gustose, mettete like e iscrivetevi al canale. Grazie, a presto con una nuova videoricetta. Un baciotto saccaroso da Cinzia. Ciao!